Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Oggi ritorniamo ancora a parlare del mattone, è uno dei vostri temi preferiti, a quanto pare fino a poco tempo fa era anche in assoluto il vostro investimento preferito, ma adesso gli italiani da questo tipo di investimento si stanno sempre di più disaffezionando, loro malgrado per la verità vorrebbero ancora continuare ad investire nella casa. Il mattone è ancora considerato l'investimento più sicuro, ma ci sono un po' di problemi appunto a mantenere questa tradizione per i risparmiatori italiani. Abbiamo avuto alcuni dati comunicati nelle ultime ore dai quali abbiamo appreso appunto che il mercato immobiliare, per la verità, nell'ultimo trimestre di quest'anno ha registrato un nuovo crollo nel terzo trimestre del 2012. Il primo dato ieri è stato diffuso dall'Agenzia del Territorio, che ha appunto evidenziato la caduta più forte dall'inizio delle serie storiche rilevate dall'Agenzia, cioè dal 2004. Tra luglio e settembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le compravendite nel settore residenziale sono scese del 26,8%. Oggi dunque a Salva Danaio torniamo a raccontarvi questa tendenza che ormai si conferma da diversi anni. Ieri è stato diffuso anche un altro rapporto di Nomisma che lo stesso attesta su per giù lo stesso trend, manifesta Nomisma anche quanto in percentuale stanno scendendo i prezzi, ma è una discesa ancora insufficiente a rilanciare il mercato immobiliare, che è in difficoltà per tanti motivi, in primo luogo perché le famiglie non riescono a contrarre i mutui, la pressione fiscale, l'impossibilità di risparmiare e il timore anche per l'arrivo di tassazione aggiuntiva, perché non è detto che poi sulla casa non possa arrivare qualcun altro. Sta circolando l'ipotesi di questa nuova patrimoniale, chissà come potrebbe colpire se arrivasse, noi speriamo che naturalmente non arrivi, ma in ogni caso sono tutti timori che gli italiani poi concretizzano nelle loro scelte non acquistando più case. Allora, tra l'altro, se il mercato è in difficoltà, immaginate anche quanta fatica facciano a far incontrare domanda e offerta i professionisti dell'intermediazione, gli agenti immobiliari che trattano per conto di chi vende, e questi che vendono non vogliono abbassare i prezzi, altrimenti appunto sarebbero scesi ancora un po' di più, e chi invece vuole comprare, che a sua volta litiga con la banca che non concede il mutuo. Un circolo assolutamente vizioso che viene perfettamente raccontato questa mattina sulle pagine del Sole 24 ore da Paola Dezza, che saluto. Paola, buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi. E noi ci confronteremo naturalmente anche con gli esperti del settore, chi guarda ogni giorno con un po' di malumore a queste tendenze che appunto sono all'insegna della grande difficoltà. Bruno Vettore, amministratore delegato di Tree Real Estate, la holding che racchiude Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare, Professione Casa. Vettore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Eccoci qua, e poi saluto anche Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Raccontateci se negli ultimi mesi vi siete ritrovati a rinunciare al progetto dell'acquisto di una casa, di un'abitazione, di un immobile. Per quale motivo avete rinunciato? Perché la banca ha detto no? Perché il potenziale venditore non abbassava il prezzo e quindi la trattativa l'avete fatta saltare perché ritenevate di poter fare un affare appunto più conveniente? Raccontatecelo al numero verde oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. La borsa molto rapidamente oggi è positiva, Milano più 0,6%, i migliori titoli Buzzi più 4, Mediaset più, proprio il mattone peraltro, il settore immobiliare, il settore edilizio, Paola, va bene oggi? Mediaset più 3,73%, Exor più 1,64%, chi abbiamo invece in discesa, Luxottica e Mediobanca che perdono lo 0,3%. Però il tema di oggi ci piace molto, per cui la borsa la accantoniamo molto rapidamente, andiamo dunque ad affrontare di nuovo come sta andando il mercato immobiliare. Il
Il mattone balla ormai da diversi anni. Sarebbe meglio dire traballa. I dati più recenti forniti ieri dall'Agenzia del Territorio non fanno che confermare una tendenza che sembra non arrestarsi e che vede il mercato immobiliare tornare ai livelli di 30 anni fa. Tra luglio e settembre 2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, le compravendite di immobili sono scese del 25,8% e nel solo settore residenziale il tonfo è del 26,8%. Se il trend dell'ultimo trimestre dell'anno si manterrà come quello degli ultimi tre, allora nel 2012 le compravendite di abitazioni scenderanno sotto quota 500.000, riportandosi ai livelli di metà anni 80. Lo ha affermato il direttore centrale dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, Gianni Guerrieri. Resta quindi deluso chi aveva prospettato una timida ripresa per il 2012, alla luce di una certa stabilizzazione della finanza pubblica e di una ritrovata credibilità internazionale. Spread o non spread, insomma, siamo di fronte al quinto anno consecutivo di calo. Secondo le stime di Nomisma, l'anno in corso dovrebbe chiudersi con un numero di compravendite pari a 466.644 unità, numeri ben lontani dalle circa 600.000 compravendite del 2011 e ancora più lontani dal massimo di 845.000 registrato nel 2006. Cifre che stupiscono se confrontate con le persistenti manifestazioni di interesse, dicono da Nomisma. Insomma, gli italiani guardano ancora al mattone, da sempre preferito ad altri investimenti e considerato più sicuro. Ma comprare casa è sempre più difficile. E che sia per colpa dell'IMU, delle banche più severe o dei prezzi che scendono, ma non abbastanza, ci troviamo di fronte al crollo più importante mai registrato. E infatti il settore, soprattutto anche delle costruzioni, per esempio, continua a chiedere incentivi fiscali per rilanciare il mattone. Intanto ci dobbiamo confrontare con la situazione che abbiamo. Mercato pressoché non completamente fermo, perché comunque, anche se siamo sotto, Paola, le 500.000 unità, per fortuna qualcosa ancora si muove. Ma nel monitoraggio, appunto, sia dell'Agenzia del Territorio che di Nomisma, ci sono delle evidenze sulle aree che sono particolarmente vivaci, oppure comunque la media, non lo so, attesta qualcos'altro? Ma direi che soprattutto dall'osservatorio Nomisma quello che emerge è un'omogeneità della discesa dei prezzi sul territorio nazionale. Per le compravendite anche lì c'è stato il caso di Napoli, che nel trimestre è stato pressoché stabile, ma per il resto le discese sono tutte ben superiori al 20%. Per cui diciamo che la situazione è omogenea, perché sono le stesse le variabili che in questo momento stanno influenzando il mercato immobiliare, variabili che sono dovute a un'incertezza di fondo che i compratori sentono e quindi preferiscono per il momento stare alla finestra a guardare piuttosto che imbarcarsi in un acquisto che generalmente è un acquisto sempre abbastanza pesante, impegnativo. Per cui sostanzialmente l'incertezza, la situazione economica, anche la disoccupazione in peggioramento incide chiaramente su quella che è la domanda. La domanda potenziale ci sarebbe, però è cauta in questo momento. È frenata. Bruno Vettore, ci racconta cosa succede dentro le vostre agenzie. Arrivano potenziali acquirenti e come negoziate, come inizia la trattativa, quali sono le richieste che fanno e soprattutto qual è il momento in cui si alzano dalla sedia e dicono no, mi dispiace, rimando questa scelta? Ma guardi, è estremamente semplice. L'analisi della Paola Dezza è assolutamente aderente alla realtà e io sottolineo il fatto che una domanda potenziale e anche evidente c'è, perché nelle agenzie immobiliari le persone entrano, le famiglie entrano, le giovani coppie entrano con tutta l'intenzione di comprare casa, che rimane un bene primario e rimane l'obiettivo delle famiglie italiane. Il problema, e non vorrei che venisse annacquato da altri temi di ordine generale, l'imposizione fiscale, l'IMU, per l'amor di Dio, tutto interessante, tutto concorre a determinare questo stato di incertezza, ma il problema prevalente, predominante, esagerato, mi permetta di usare questo termine, è il problema dei mutui. Cioè oggi le banche, e mi piace anche oggi ribadire questo concetto banale, ovvio, di cui se ne parla da molti mesi, ma mai come in questo periodo veramente è quasi impossibile accedere al credito. E allora è chiaro che la giovane coppia o la famiglia o chi desidera cambiare casa
o comprare casa si alza nel momento in cui è impossibilitato ad accedere al mutuo, ma non al mutuo nell'ordine del 90%, dell'80%, anche come la metà. Qualche, ma anche al 50%, anche il 50% con due redditi, anche il 50% con un reddito familiare è sufficiente. E questo è un problema veramente drammatico e credo che sia il problema prevalente che noi notiamo nelle agenzie, ma che credo notino tutti gli operatori. Certo, poi torneremo anche sul tema della fiscalità, perché lei diceva non credo che sia uno dei temi predominanti nel aver determinato anche questo tracollo del mercato immobiliare. Forse lo è nel momento in cui si guarda all'acquisto dell'abitazione, non per la prima abitazione, non come prima casa, ma naturalmente se si guarda l'acquisto di un immobile come investimento e come seconda casa, forse in realtà il peso della tassazione incide, e come, perché l'IMU qua è particolarmente severa, Paola, no? Sì, sì. Per cui diciamo che l'acquisto in alcuni casi viene rimandato anche per si sceglie motivo. Qualcos'altro e si tiene ancora un po' in cantina, perché forse qualcuno lo fa anche il risparmio in attesa di tempi migliori. Se posso aggiungere una cosa sulle banche, diciamo c'è anche un'altra colpa delle banche che riguarda il mercato immobiliare in generale, perché le banche non hanno mai svalutato, è una cosa che gli esperti si attendevano da tempo, i patrimoni immobiliari che hanno a fronte di crediti insolventi, quindi incagliati. Se avessero iniziato a svalutare vendendo questi immobili, mettendoli sul mercato, si sarebbe iniziato un processo di repricing che in Italia appunto non è ancora arrivato. Perché non lo fanno? Non lo fanno perché in bilancio sarebbe un bel salasso. Esatto. Allora, Paolo Righi, che cos'altro c'è da aggiungere rispetto a questi primi temi che abbiamo messo nel fuoco della nostra conversazione? Si ritrova appunto in queste riflessioni, i vostri associati in questo momento denunciano appunto anche le stesse difficoltà. Quanto è diventato difficile fare incontri tra le domande e offerta? Ma in un mercato maturo come quello italiano, in cui la maggioranza degli immobili sono detenuti da persone fisiche, prima, seconda o terza casa, naturalmente è difficile fare incontrare domande e offerta, perché il proprietario, se non riesce a realizzare la cifra da lui immaginata, naturalmente non vende. Questo è il grande problema che oggi le agenzie immobiliari riscontrano, oltre a quello che il dottor Vettore ha precisato prima. Però mi preme rimarcare un fatto: questo allontanamento anche degli investitori dal mercato immobiliare è cagionato da quello che si è detto anche nell'anteprima che lei ha dato, cioè il fatto che la politica italiana ormai da un anno e mezzo ha dichiarato guerra al mercato immobiliare, e questi continui richiami dopo l'imposizione dell'IMU, questi continui richiami a una possibile ulteriore patrimoniale, naturalmente disincentivano coloro i quali vogliono allocare negli immobili i propri risparmi, tenendo conto che c'è stata una colpevolizzazione di coloro i quali detengono ad esempio la seconda e la terza casa, che non sono propriamente, diciamo, i ricchi, come vengono tra virgolette definiti, sono persone della classe media che dopo una vita di risparmi hanno acquistato il secondo o la terza unità immobiliare. Or dunque, oggi chi si avvicina all'investimento immobiliare lo fa con molta prudenza, perché c'è una disincentivazione, ma anche voglio dire membri del governo. Non scordiamoci cosa disse Monti o cosa disse la Fornero tempo fa, richiamando il fatto che chi aveva comprato casa negli anni passati aveva commesso un errore. E questo è un attacco al 20% del PIL italiano, perché il settore immobiliare nel complesso della filiera questo rappresenta. No, siccome ci sono pure io tra questi, e forse anche Paola Dezza, a quali anni esattamente si riferivano i nostri signori ex ministro della Repubblica e attuale ministro della Repubblica? Hanno anche circoscritto con dettaglio il periodo, Righi? No, non hanno nel periodo hanno in cui insomma, i prezzi sono... hanno definito il gol, cioè hanno cercato e stanno cercando di spostare quelli che sono gli investimenti e le allocazioni dei risparmi delle famiglie dal mercato immobiliare al mercato finanziario. Ecco. Questo è un
disegno che ormai penso sia chiaro alla comunità economica italiana e anche ormai sia nelle corde e si cominci a comprendere anche nel cittadino normale come sono io e come sono tanti altri. Allora, c'è tra l'altro un ascoltatore che ci scrive: ma siamo sicuri che in un paese a crescita zero sia un buon affare acquistare casa? Io faccio sempre questo ragionamento quando faccio questo argomento perché mi appassiona moltissimo, è forse il mio tema preferito di Salva Danaio. Associare questi due concetti, un buon affare acquistando casa non va sempre bene, ritengo, nel senso che la casa qualche volta la si compra per esigenze familiari, non va sempre fatto questo acquisto, Paola, in un'ottica di fare l'affare della propria vita, non infatti, trovi? Infatti, anche perché il grosso del mercato immobiliare residenziale è fatto da una domanda che cerca la prima casa o cerca la sostituzione della prima casa perché la famiglia cresce, si cerca un'abitazione più grande, quindi questo è il grosso della domanda e che è quella penalizzata in questo momento. Appunto, certo. Dal scarso accesso ai mutui e soprattutto dai prezzi che non scendono, perché questa rigidità dei prezzi che Nomisma diciamo contestualizza in un 4% sulla media nazionale impone naturalmente scambi sempre più contratti, non fanno partire ripartire le compravendite se che i prezzi si muovessero. Esatto, da una parte non è neanche un brutto segnale, nel senso che se ci fosse questo riversamento di tutti gli immobili sul mercato significherebbe che forse le famiglie sono più in difficoltà di quanto non raccontiamo. Se ancora invece c'è chi ha una proprietà che ha comprato magari ad un certo prezzo e non la vuole svendere, riesce ancora a tenerla, è perché forse ce la fa, magari anche questo forse certo. Un segnale un pochino da analizzare, ritengo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, ritorniamo sull'andamento del mercato immobiliare perché ieri abbiamo avuto alcuni dati particolarmente significativi su quello che sta succedendo nel nostro paese. L'Agenzia del Territorio ci ha raccontato che nel terzo trimestre di quest'anno il mercato ha registrato la caduta più forte da quando l'Agenzia del Territorio ha cominciato la diffusione di queste statistiche dal 2004, compravendite in ribasso nel settore residenziale, solo noi parliamo delle nostre case, il tonfo è stato del 26,8%, le vendite di abitazioni sono scese ai livelli degli anni 80 e poi Nomisma, lo stesso, ha divulgato il suo rapporto, il terzo rapporto sul mercato immobiliare 2012, che oltre ad aver raccontato che quest'anno le compravendite complessive scenderanno sotto le 500.000 unità e non sono neanche male, però abbiamo avuto nel 2006 il top a 845.000 compravendite appunto concluse. Oltre ad aver dato questo dato, Nomisma dice anche che abbiamo di fronte a noi 2 anni ancora di contrazione possibilmente per quello che riguarda le compravendite e chissà anche i prezzi come andranno. Noi ne stiamo parlando stamattina con Paola Dezza del Sole 24 Ore, Bruno Vettore di Tri Real Estate e Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari italiani. Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Marco da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Senti, io volevo portare la mia testimonianza, ho appena acquistato casa, quindi sono uno dei pochi, diciamo, fortunati, non so come definirmi. Tra l'altro a Roma, dove i prezzi non è che poi siano scesi tantissimo, insomma, se è proprio sforzato poco quel mercato là. Sì. Ecco, ci dica. Quindi i problemi più grandi sono comunque con le banche, perché mettono dei paletti veramente assurdi. A parte le buste paga, noi siamo in due, abbiamo come reddito, entravamo perfettamente nelle loro richieste, però poi alla fine impongono anche l'assicurazione vita, sì, che fondamentalmente è a bordo perduto. Beh, sa com'è Marco, d'altronde alla luce anche, sì, io capisco che sia un po' fastidioso, oltretutto sono sempre relazionate anche all'importo della casa, sono importi altissimi, qualcuno chiede di essere pagato immediatamente, di aver versata l'assicurazione immediatamente, qualche altra banca consente che questa sia dilazionata, però le banche d'altronde devono tutelarsi, Marco, se lei perdesse, le auguro ovviamente di no, il lavoro, se le capitasse qualche difficoltà, chi paga? No? Allora sì, certamente. Però il problema anche oggi sono gli spread elevati, quindi una persona, io adesso ho 41 anni, impongono degli spread talmente elevati che una persona più grande di me, di 50 anni, non riuscirà mai a prendere un mutuo a 30 anni. Certo. Per sopraggiunti limiti d'età. Io sono stato, mi ritengo fortunato perché siamo riusciti a prendere l'accollo di un mutuo che aveva uno spread del 2,60. Ah, ecco. Euribor 3,60. È riuscito a mantenere questa condizione, sì, certo. Quindi mi ritengo tra virgolette fortunato, che pagherò meno di un affitto. Certo. Marco, quindi è contento della sua casa? È bella, è grande? Sì. Benissimo, complimenti, naturalmente se la goda allora. Tra l'altro 2,6% di spread. Devo dire che anche
per chi riesce, Paola, a spuntare adesso un mutuo, gli spread sono molto elevati, ma in un mercato, quello dei mutui, che è più facile, in cui è più facile la rinegoziazione, magari già è tanto se portiamo a casa il mutuo, magari fra qualche anno andiamo a chiedere alla banca, quando saranno passate le difficoltà, di ridurlo un po'. Che infatti, dici? È un buon suggerimento. Bruno Vettore, che dice? Per chi riesce ad ottenerlo adesso il mutuo e paga molto naturalmente come ricarico per la banca, magari l'importante è portarselo a casa anche se è un po' caro, o no? Oppure lo scoraggiate qualora i costi fossero alti? No, ma guardi, secondo me il tema è relativamente quello degli spread, perché è vero che gli spread sono alti, ma i tassi di interesse sono relativamente bassi, quindi la sommatoria fra tasso di interesse e spread alla fine, come dire, credo che sia qualcosa di abbastanza accettabile se confrontato, insomma, ci sono stati anni peggiori sotto questo punto di vista. Il tema, torno a dire, invece, è quello dell'ottenimento del mutuo, avendone le caratteristiche come il giovane di prima, no, con due redditi, ha difficoltà ad ottenerlo. Io credo che l'analisi del presidente Righi sia veramente aderentissima alla realtà, cioè è chiaro che c'è un disegno in atto di favorire gli investimenti nella finanza, nei prodotti mobiliari e non immobiliari, ed è ovvio che essendoci questo disegno, essendoci questa tendenza complessiva, generale, politica, per quale motivo le banche dovrebbero erogare mutui per comprare case quando invece desiderano collocare prodotti finanziari, certo, e obbligazioni, investimenti di altro tipo. Credo che il tema sia questo, e obiettivamente è vero che la politica è, non so se è interessata a fare questo, ma sicuramente molto distratta nei confronti delle esigenze dell'immobiliare, che ricordiamoci poi non è solo l'immobiliare della famiglia che vende, della famiglia che compra, ma è anche l'immobiliare delle piccole e delle medie imprese edili, che sono in straordinaria sofferenza in questo momento e si vedono magari bloccati finanziamenti o piani ad avanzamento lavori, rimangono, come dire, a metà, perché poi sono impossibilitati a rogitare, insomma ci sono una serie di complicazioni anche di ordine tecnico che bloccano anche le piccole e le medie, certo, imprese, con una ricaduta noi anche occupazionale. Ci focalizziamo sulle famiglie, ha ragione, ma c'è un domino, un dietro le quinte veramente imponente. Ieri un mio amico mi raccontava che si sta costruendo una piccola casetta, ha comprato un terreno, ha fatto un affare, mi ha detto lui, in Toscana sta appunto costruendoci su una casetta, c'è l'impresa che sta facendo i lavori e che chiede soldi continuamente perché non è in grado praticamente di anticipare nulla, per cui lui giustamente finanzia perché la casa è sua, ma magari in un altro momento storico sarebbero andate diversamente le cose. Tu, Paola, sei d'accordo su questa questione che indicavano Vettore e Righi? C'è questo orientamento a far travasare gli investimenti degli italiani dal mattone ad investimenti di tipo mobiliare, finanziario? Mi sembra una lettura interessante. Io, diciamo che fino a ieri pensavo che fosse il modo più semplice per il governo di portare a casa tasse e somme di cui ha bisogno, diciamo, però è anche questa è una lettura che non escluderei, certo, a priori. Un'altra bella copertina di Casa 24 Plus, non mi ricordo mai dove c'è, dove il 24, Casa 24 Plus, casa 24 non Casa Plus, plus 24. Esatto. Allora, c'è un'ascoltatrice, Paola, che ci scrive, mi ha segnalato Marco Lombardo, il mio assistente, questa mail. Sto per comprare una casa in montagna. Avevo degli investimenti che non ho rinnovato e mi sembrava preferibile investirli nel mattone piuttosto che lasciarli in banca e rischiare con investimenti che potevano essere anche sbagliati. La vostra trasmissione mi sta facendo ricredere sulla scelta fatta. Ho capito bene che ho fatto la scelta sbagliata. Paola, ci mancherebbe altro. Noi stiamo raccontando cosa è successo nell'ultimo trimestre. Se lei ha trovato una casa che le piace in montagna, se ritiene che il prezzo pattuito con la gente alla quale si è rivolta è un prezzo corretto, ma ci mancherebbe altro che noi scoraggiamo l'investimento nel settore immobiliare. Vettore, magari entrassero, come dire, nelle vostre agenzie clienti come Paola, interessati appunto a comunque mantenere l'investimento nel mattone. Ma assolutamente, anche perché a costo di dire delle banalità, ma l'investimento nel mattone, come dire, comunque sul medio-lungo termine ripaga sempre. Io direi, tutte le Cassandre di oggi, se ne riparlassimo e ci ritroveremo a riparlarne magari fra 4-5 anni, io credo che la signora che ha comprato casa sarà contenta di averlo fatto, e le persone che acquistano oggi, tra l'altro favoriti da prezzi tendenzialmente al ribasso,
fra 3, 4, 5, N anni, ovvio, sul medio-lungo termine, io credo che saranno contenti di averlo fatto. Certo. Paolo Righi, chiedo anche a lei un commento sulla testimonianza dell'ascoltatrice e le chiedo anche un altro tema che sollevano gli ascoltatori, è quello comunque della qualità delle abitazioni. Fino a qualche anno fa, nel momento in cui il mercato è stato decisamente molto più fiorente di adesso, le compravendite riguardavano un po' tutti gli immobili sui quali si avevano anche dei soldi per spendere per ristrutturarli, anche se non erano appunto di qualità ottimale. Questo mercato sta quantomeno in questa crisi diventando un po' più selettivo? Ma allora per l'ascoltatrice Paola posso consigliare: acquisti la propria casa, ma non vedendola come un investimento di breve periodo, perché oggi negli ultimi anni l'errore che ha fatto la comunità economica dell'immobiliare è stata quella di far transitare l'idea che se compri un'unità immobiliare poi la vendi dopo 6 mesi e diventi ricco. Il mattone storicamente ha dei cicli che sono di medio-lungo periodo e quindi l'investimento immobiliare va visto in questi termini: è un investimento volto a tutelare i risparmi delle famiglie, quindi proprio in questo momento sarebbe opportuno acquistare, perché io penso che questa discesa dei prezzi, che non corrisponde al numero del calo delle compravendite, appunto ci dice che in Italia una bolla immobiliare è impossibile. Quindi storicamente, voglio dire, l'acquisto immobiliare proprio in questo momento di confusione anche dei mercati finanziari, a mio parere è invece quello che tutelerà di più i risparmi. Per quanto riguarda la qualità abitativa, in Italia siamo stati occupati a distruggere suolo per le nuove costruzioni. Per fortuna non quanto in Spagna, Righi, comunque. Assolutamente no. Però dobbiamo dire che assolutamente il governo in questo caso si sta muovendo, perché la legge Catania, che è un decreto legislativo, vedremo se poi andrà in porto, vuole tutelare appunto i terreni agricoli e quindi pone un limite all'edificabilità dei territori. Questo vuol dire più riqualificazione. Oggi la scommessa dell'immobiliare è proprio quella di toccare i temi del risparmio energetico, della vivibilità delle città e di tutta una serie di modi di vivere la propria casa, che naturalmente stanno cambiando. Certo. a livello sociale e a livello anche di necessità proprie della famiglia. Righi, la interrompo per un attimo perché devo andare in pubblicità, poi la lascio completare, però insomma l'auspicio magari che questo provvedimento di Catania porti il mantenimento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, allora a questo punto, perché pure quelli ogni tanto sono in bilico, anche se il 36% sarà ormai strutturale, come abbiamo detto più volte. Conti, 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 che sei la mia passione, io parlo, che parlo del mattone. Ecco, abbiamo ripreso con la canzone, proprio perché con Paola Dezza abbiamo deciso che vogliamo comunque far uscire da questa trasmissione un messaggio positivo, incoraggiante. Adesso non è che tutti quelli che ascoltano la trasmissione, alla luce di quello che è successo negli ultimi trimestri, deve accantonare il desiderio di trovare la casa dei suoi sogni. Anzi, è il momento per trattare, negoziare un po' di più. E poi, voglio dire, chi dice che non varrà lo stesso prezzo pagato la nostra casa tra qualche anno? Dipende dall'obiettivo con cui questo investimento si fa, Paolo. Esatto. Sempre, il tema è sempre quello. Esatto, poi l'investimento del mattone è appunto un investimento a lungo termine. Nelle analisi che noi facciamo su lunghi periodi, il mattone esce quasi sempre vincitore, al massimo al secondo posto. Quindi è comunque, ha una natura molto individuale e personale un investimento di questo tipo. Io ho questa incrollabile certezza e convinzione. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, stavo ascoltando. Infatti io faccio parte di quel piccolo, forse spaurito numero di persone che in questo frangente hanno comprato una seconda casa. Guardi Marco, se io avessi soldi glielo assicuro che me ne comprerei due se potessi, cioè io sono proprio appassionata, per cui si figuri, sfondo la porta aperta. La seguo volentieri, infatti. E devo dire la verità, ho trovato la massima disponibilità anche da parte degli istituti bancari a derogarmi il mutuo. Ha un profilo evidentemente eccezionale, la banca non vedeva l'ora che entrasse, quindi nessuna richiesta di garanzie esagerata in sostanza, Marco, è stata una trattativa tranquilla? D'una pacatezza incredibile, ho richiesto semplicemente la cosa e ho detto semplicemente cosa avevo trovato eventualmente da un'altra parte, e mi hanno limato indicativamente
di 2 punti meno percentuale quello che lei era. È un lavoro dipendente, prego. Marco, quindi un buon introito. No, sono libero professionista. Ah, ecco. Aveva la capacità di anticipare un po' di soldini per l'acquisto di questa seconda abitazione? Sì, ecco, probabilmente era giusto appunto questo, il fatto che in realtà il mutuo richiesto è di circa un quarto del valore, ovvio, dell'immobile. Certo. Quindi, tra virgolette, è poco rispetto al valore dell'immobile. Ovviamente, stesso. E quindi ovviamente Marco, avesse richiesto un po' di più, già magari qualche problema in più gliel'avrebbero presentato. Comunque, complimenti anche a lei. Nicola da Padova invece è un imprenditore edile. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno. Sto seguendo con molto interesse la vostra trasmissione. Io telefono per 2 brevissime riflessioni. La prima è sui prezzi delle case. Io ritengo che non possano scendere per motivi molto ovvi, cioè le componenti del costo di una costruzione sono il costo del terreno, il costo di costruzione e gli oneri relativi alla progettazione e gli oneri che si pagano al comune. Quindi se un terreno è stato pagato a un determinato prezzo, certo, il costo di costruzione è quello, non potrà mai scendere. C'è una base di partenza del costo dell'immobile da cui non si può scendere, ovvio. Nessuno può vendere un immobile sotto costo, ovviamente, se non vuole rimetterci. Quindi la bolla immobiliare in Italia credo non avverrà mai. E quindi anch'io mi lancio un appello e invito gli ascoltatori a valutare sempre il bene casa come un bene rifugio, e lo sarà sempre. E seconda cosa, una piccola riflessione anche sul mercato non solo immobiliare ma delle costruzioni in genere, che ha perso 500.000 posti di lavoro, certo, negli ultimi 5 anni, e in particolare i costruttori edili, che si differenziano dagli immobiliaristi puri, diciamo, stanno patendo una crisi particolare, perché ovviamente hanno mantenuto delle strutture composte da impiegati, geometri, tecnici e, certo, operai. Certo, anche chi, quindi, lavora nel settore edile è gente che ha famiglia, che ha una casa e magari, certo, un mutuo da pagare. Ecco, poi c'è un circolo negativo che si autoalimenta. Mercato pubblico fermo, mercato privato fermo, perché chi ha qualcosa da spendere per fare qualche intervento rimanda per tempi migliori, e mercato residenziale completamente fermo. Quindi non abbiamo vie d'uscita in questo momento. Nicola, grazie, speriamo di averne entro poco, insomma, ancora qualche momento di difficoltà invece a quanto pare lo dovremo vivere. Giacomo da Milano, per concludere con le testimonianze degli ascoltatori, poi un rapido giro di chiusura con i miei ospiti di stamattina. Giacomo, buongiorno, questa sua, sì, la volevo sentire assolutamente perché mi ha fatto innervosire non appena ho letto l'anticipazione della sua, sì, testimonianza. Ci racconti? No, intanto vi ringrazio per avermi chiamato. Senta, è successo questo, io praticamente volevo comprare la mia seconda casa perché ho 2 figli, insomma, avevo, certo, 100.000 euro da parte. Volevo, secondo me, il modo migliore per investire soldi è sempre il mattone. Allora sono andato in banca, loro avevano voluto tutti i miei conti correnti, tutti i miei redditi, hanno visto che erano buoni, però alla fine mi hanno detto che il mutuo non me lo potevano dare, e mi hanno detto: guarda, ti possiamo fare, se tu metti 100.000 euro qui da noi e compri dei titoli, mi hanno detto, dei titoli della banca, bene, noi ti diamo un fido di 150.000 euro. Tu, certo, puoi, guardi questo ricatto. Io spero che lei si sia alzato, se ne sia andato. Io ho chiuso il conto. Benissimo. E ci scriva Giacomo, per cortesia, ci dia questa sua testimonianza, perché mi piacerebbe chiedere conto. Sono sicura che anche Paola Dezza è molto curiosa di sapere chi ha, sì, appunto fatto questa sollecitazione a questa persona. Bruno Vettore, vi capita pure questo tra i vostri clienti, dei quali magari spesso appunto intermediate anche l'erogazione del finanziamento? Beh, spesso capita, sì, che vadano in banca e si sentano diciamo offrire l'erogazione o la valutazione della pratica di mutuo in cambio di un investimento. Come questo è, non fa altro che confermare quello che dicevamo prima, cioè che c'è un disegno che fa sì che le banche tendano più alla raccolta che, certo, al ripiego. Ecco, è evidentissima questa politica. Stiamo chiudendo. Un consiglio ad un potenziale venditore e a un potenziale acquirente in questo momento? Vettore. A un potenziale venditore, come dire, di valutare molto bene, perché tutto il mercato di sostituzione, dobbiamo ricordarci sempre che se un venditore vende a sconto, compra a sconto, quindi non mi preoccuperei troppo di magari trattare un 10-15% al ribasso, poiché poi andando ad acquistare avrebbe lo stesso sconto, e questo naturalmente permetterebbe di compiere più operazioni e di sbloccare certe situazioni ferme, cioè non mi preoccuperei troppo di concedere un piccolo sconto, perché poi andando a riacquistare sarebbe così. Veloce, gli che acquirenti devo oggi, chiudere, sì. Oggi invece sono in una specie di Eden, perché è tale e tanta l'offerta sul mercato oggi, taluna a prezzi molto interessanti, che io non avrei il minimo dubbio. Gli investimenti bisogna farli oggi, perché i prezzi sono interessanti
evidentemente non in termini speculativi, ma in termini di investimenti sul medio. Grazie, grazie Vettore. Paolo Righi, 10 secondi anche a lei. In 10 secondi, comprare casa è un valore. Il consiglio che do agli ascoltatori è quello di non fermarsi alla propria banca, perché oggi ci sono banche che erogano. Alcune banche hanno come obiettivo quello di fare clienti e li fanno attraverso i mutui. Quindi girate, confrontatevi e andate nelle agenzie immobiliari, perché i prezzi oggi è vero che sono stabili, ma si trovano tanti tanti affari. Grazie molte a Bruno Vettore e Paolo Righi. Paola Dezza, 2 secondi, la prossima copertina di Casa 24 Plus l'avete già scelta? Non l'abbiamo ancora scelta. Benissimo, no. Allora lasciamo in sospeso i nostri lettori. A tutti grazie, ci sentiamo domani con Salvadanaio. Buona giornata.